Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi volevo parlare un pochino con voi anche così, con i capelli bagnati, ma fare due chiacchiere in sincerità. E quello di cui volevo parlare oggi è appunto una cosa che mi sta molto a cuore, ovvero le imperfezioni per quanto riguarda il percorso zero waste e il percorso vegano. Perché per anni, nonostante il motto fosse quello di meglio tante persone che fanno lo zero waste in maniera imperfetta che poche in maniera perfetta, mi sono sempre sentita un po' il peso, la responsabilità di fare tutto perfetto, un po' da perfezionista che sono. E quando poi mi sono dovuta, diciamo, dovuto fare i conti con la realtà e a dire appunto non ce la faccio, non ce la faccio a comprare sempre tutto sfuso, non ce la faccio e non è la fine del mondo. Questo è stato forse lo step più difficile da accettare. Ma anche quello che ad oggi mi fa dire che sì, sono ancora eco chiara, se così vogliamo dire, ma in maniera più rilassata, in maniera più sostenibile, perché sostenibilità non deve essere solo ambientale, ma anche della mia testa. E qui entra in gioco la salute mentale. Non vi ho nascosto sui social che questo non è stato un anno facile per me. E spesso e volentieri l'opzione zero waste non era l'opzione più e compatibile con la mia salute mentale, cioè spesso dover prendere qualcosa sfuso e lo sforzo di prepararlo, sistemarlo e da senza imballaggio, no? Quindi non so, mi viene da dire un broccolo o un qualsiasi cosa, non era sempre la cosa più facile, quindi mi sono trovata più volte, non lo nascondo, a comprare cose confezionate e inizialmente a sentirmi terribilmente in colpa e poi piano piano, come dire, me la sono un po' messa via, sono uscita a patti che non si può essere perfetti e quindi il messaggio che vorrei mandare con questo video è che fate del vostro meglio sempre e che quello che conta anzitutto è che ognuno ha il suo percorso, che è un percorso personale, di non giudicare gli altri perché tutti, o almeno tutte le persone che si stanno impegnando attivamente per lasciare un mondo migliore per avere un impatto minore ogni giorno, fanno del loro meglio. Quindi il puntare il dito contro ah, tu hai usato plastica, tu hai fatto questa cosa, tu non sei veramente vegano perché hai assaggiato un gelato con della panna. Cioè, chi siamo noi per giudicare gli altri? Cosa ne sappiamo noi del loro percorso? Magari in quel momento quella persona aveva bisogno di quella cosa lì. E tutti gli altri giorni dell'anno continuerà a essere vegano, zero waste. Comunque, cioè, se non siamo perfettamente ortodossi, non succede niente. Non è una gara a chi è più perfetto, che non si dice neanche, ma non è una gara a chi fa meglio. Non è un percorso individualista, cioè ognuno fa il suo, ma siamo tutti dalla stessa parte. Ci stiamo tutti operando per un mondo migliore. Quindi, invece di puntare il dito contro chi non è perfetto, o chi mostra anche sui social, no? Le cose che fa, che non sono sempre appunto quelle finte, ma che sono quelle di vita vera, cioè una cosa che sta scadendo, che va finita in frigo, una cosa che al supermercato costa un po' di meno e quindi si può comprare, ma è in plastica. Cioè, chi ha il coraggio di mostrarsi per quello che è, per mostrare il proprio percorso, che poi è quello che cerchiamo di fare tutti, non deve essere giudicato, ma anzi, penso che ci debba essere molta comprensione, molto supporto e ricordiamoci che siamo tutti cercando di fare del nostro meglio, che siamo tutti nella stessa tempesta ma su barche diverse, quindi che le possibilità che io ho oggi non sono quelle che tu hai oggi e soprattutto magari in questo momento ci ho pensato prima che mi stavo lavando i capelli con uno shampoo solido. E non mi ricordavo l'ultima volta che l'avevo fatto perché per me era troppo impegnativo farlo in questo momento e quindi ho optato per dello shampoo in un flacone di plastica per qualche mese. Non succede niente, cioè anni fa mi sarei, come dire, no, disperata, però ci sarei rimasta molto molto peggio. Invece oggi la vedo come una vittoria l'essere ritornata a riutilizzare lo shampoo solido, no? Aver fatto un passetto in più verso quella sostenibilità di vita che io tanto predico e a cui aspiro. E nulla. Spero che vi sia arrivato qualcosa da questo video. Volevo solo dirvi che non siamo perfetti, che va bene così e che cerchiamo di fare semplicemente tutti il nostro meglio. Siate gentili.
con gli altri e con voi stessi. Io mando un monte di bene e a presto. Ciao.